Carissimi amici, buongiorno a tutti. Come vi avevo promesso qualche tempo fa, siamo ora oggi qui a parlarvi delle nuove etichette energetiche per gli elettrodomestici, dato che da qualche mese sono state modificate utilizzando dei criteri più stringenti. Queste etichette sono apparse per la prima volta nel 1994 per la classificazione energetica delle apparecchiature e si sono sempre evolute abbracciando una gamma sempre più ampia di elettrodomestici. E arrivando quindi in quest'anno, nel 2021, è stata lanciata l'ultima versione. Comunque ancora nei negozi si trovano quelle vecchie e si potranno trovare fino al 2023. Per riconoscerle a colpo d'occhio, per non fare confusione, la prima cosa che si può dire è che quelle nuove non hanno la bordatura azzurra e in alto a destra hanno un elemento in più, il codice QR, il quale può essere scansionato col vostro telefonino e così potete avere delle informazioni aggiuntive sull'elettrodomestico che volete acquistare. Ora andiamo nel dettaglio per vedere le etichette energetiche sui tipi più comuni di elettrodomestici e possiamo cominciare a vedere quelle per frigoriferi e congelatori. In alto a destra, come abbiamo detto, il codice QR, subito sotto la marca e il modello. Immediatamente sotto ci sono le frecce colorate che ci indicano la classe energetica e la freccia colorata verde è quella con la classe energetica più efficiente, man mano che si scende la classe energetica va peggiorando e la freccia nera sulla destra ci indica la classe energetica di quello specifico modello. Subito sotto invece è indicato il consumo in kilowatt orari per un intero anno. E poi sotto ancora troviamo dei simboli. Abbiamo il simbolo del cristallo di ghiaccio che ci indica la capacità in litri del congelatore, il simbolo della bottiglia che ci indica la capacità in litri della parte frigorifero. E infine sotto ancora troviamo il simbolo dell'altoparlante che ci indica il rumore espresso in decibel e la classe di emissione sonora, dove la classe A ci viene assegnata a quelli meno rumorosi. Ora passiamo alle lavatrici, per la quale l'etichetta è un po' più complessa. La parte superiore fino alle frecce colorate è uguale, però cambia subito sotto. Il primo dato è il consumo in kilowatt orari per 100 cicli di lavaggio sul programma ecologico. E subito sotto troviamo ancora tre simboli. C'è il cesto con i panni che ci indica la capacità massima di carico che la macchina può sopportare, poi c'è l'orologio che indica la durata massima del programma ecologico a 40 o a 60 gradi a pieno carico. E poi ancora c'è il rubinetto che ci indica quanti litri consuma per il programma ecologico. Gli ultimi due dati sono poi la classe di efficienza della centrifuga e la rumorosità in decibel con la classe di efficienza dell'emissione sonora. Ora passiamo alle lavastoviglie. Anche qui fino alle frecce colorate è tutto uguale e poi abbiamo il consumo in kilowatt orari per 100 cicli di lavaggio sempre sul programma ecologico. E sotto ancora abbiamo il numero massimo di coperte che la macchina può lavare e l'indicazione di quanti litri di acqua la macchina consuma nel programma ecologico. All'ultimo abbiamo l'indicazione della durata del programma ecologico e il rumore espresso in decibel e la sua classe di emissione sonora. Queste etichette riguardano praticamente tutti gli elettrodomestici e da settembre 2021 anche il settore dell'illuminazione, per poter quindi scegliere al meglio la nostra apparecchiatura risparmiando sulla bolletta e per inquinare meno il pianeta. Ricordatevi anche di smaltire il vostro elettrodomestico in modo corretto e a tal proposito c'è il nostro video sullo smaltimento dei rifiuti RAE qui in alto e in descrizione. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo filmato. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace e i vostri commenti. Per noi è molto importante per poter crescere e quindi per potervi dare altri contenuti. Grazie, arrivederci a tutti.